progetto che ha tutte le potenzialità per rispondere alle esigenze diciamo di trasporto aeroportuale della Toscana, ed è quello che pensa. Il problema che noi abbiamo nella nostra regione sono i problemi infrastrutturali, perché per collegare Firenze con Pisa sappiamo tutte le difficoltà che ci sono, le arretratezze, gli elementi che sono necessari per superare e su cui ci sarebbe bisogno di un investimento massiccio di risorse, di infrastrutture, che servono a collegare meglio la Toscana e che servono anche a dare una risposta per le esigenze di carattere non solo trasportistico ma anche economico. E questa è la vera priorità su cui purtroppo però vedo che continua, diciamo, con alterne fortune, ma purtroppo senza nessun risultato, concreto, a mancare, diciamo, una presa di posizione, una decisione chiara sulle priorità infrastrutturali per la Toscana. Per quanto riguarda Pietro, quindi io adesso, come ho sempre pensato, certo, l'amministrazione continua a pensarla, non l'ha pensata negli anni passati. A maggior ragione lo diciamo oggi, dopo appunto la pandemia, che ha dimostrato, diciamo, tante carenze, tante mancanze delle nostre istituzioni, a livello nazionale fino a scendere, ma che sicuramente hanno messo anche in evidenza nuove debolezze, nuove necessità di intervento da parte delle istituzioni, sia in termini infrastrutturali che in termini economici, sociali, per contrastare le disuguaglianze e quant'altro. Non voglio dilungarmi su questo, ma limitarmi solo all'aspetto, diciamo, dell'effetto che la pandemia ha avuto anche sui voli, sullo sviluppo, diciamo, del trasporto aeroportuale. Sia sotto gli occhi di tutti, insomma, quello che è successo e quanto ancora probabilmente ci vorrà, se mai, diciamo, torneremo ai livelli pre-crisi, anche perché sappiamo bene, l'Europa e l'Unione Europea lo sta dicendo chiaramente che sotto i 200-250 chilometri non esiste che si investa su spostamenti e su diciamo, trasporti che non siano quelli su ferro, quindi tramite il terreno e la ferrovia. Quindi, diciamo, questi grandi pandemia avrebbero dovuto consegnarci, secondo me, la necessità di intervenire e di dilottare gli investimenti e le risorse su ben altre priorità rispetto a quelle di prendere in mano ipotesi di sviluppo di prima, ipotesi che ricordo, insomma, oltre ad essere in questo momento fuori da una logica diciamo, congiunturale, come dicevo fino adesso, legata agli effetti della pandemia, ma ipotesi di sviluppo aeroportuale di Pareto è andata in conto negli anni passati a solo le bocciature per quanto riguarda i master plan del 2015, che sappiamo, aspetti meglio di me, insomma, ha visto diciamo, che online tutte le possibilità di poter realizzare il procedimento amministrativo per il progetto aeroportuale prima al TAR e poi al Consiglio di Stato, ricorsi che il nostro comune insieme agli altri comuni che sono rappresentati, insomma, dai sindaci, dagli amministratori che avete invitato a questa iniziativa e che hanno, come dire, individuato tutti gli elementi, come conosceremo ovviamente anche Giulia e tanti che saranno presenti stasera, che hanno lavorato attivamente, insomma, lato comitati, associazioni per, diciamo, costruire e rafforzare tutte quelle motivazioni di carattere tecnico oltre che politico, perché insomma quando poi si fanno i ricorsi in sede giudiziaria ovviamente si fanno sulla base delle motivazioni tecniche, procedurali, ma anche tecniche della sicurezza, tecniche dei progetti che si vogliono realizzare, e accanto a quello ci sono le valutazioni politiche che non rientrano ovviamente nei ricorsi, ma che stanno assolutamente dietro con forza quei ricorsi che abbiamo fatto e che hanno ottenuto il risultato che tutti sono. Quindi io sostanzialmente oggi nel 2022 dico quello che dicevo nel 2020, e anzi con maggior ragione vedo che quello che noi sosteniamo sia rafforzato anche dalla, come dicevo prima, dall'effetto della crisi pandemica e sanitaria appunto anche sul trasporto aereo in particolare. Priorità sui collegamenti su Pisa, nettissima, ultra netta modalità a ogni ipotesi di intervento sulla pista attuale che metta in crisi quelli che sono i nostri avanzati della pianificazione territoriale e dei pilastri su cui vogliamo, diciamo, investire per un futuro migliore del nostro territorio. Il primo è il fatto della pianta, lo ricordavate nell'introduzione, su cui insomma penso che in questa occasione, in questa sede, non ci sia bisogno di tornarci troppo sopra su quanto sarebbe necessario investire per realizzare finalmente quel parco aereo della Toscana, di cui si parla da tanti anni, su cui si stenta
diciamo, avere un progetto organico e complessivo da parte del regime. Parto agricolo della piana che dovrebbe avere, in parte ha già, anche se non esiste, diciamo, formalmente un ente parco, ma che ha già un obiettivo molto, che è quello di bloccare ogni ipotesi di ulteriore utilizzo del consumo del suolo, ogni ipotesi di ulteriori infrastrutture impattanti che non siano assolutamente necessarie al nostro territorio e che serve a salvaguardare quello che rimane della piana fiorentina e catese, e soprattutto serve a colmare, diciamo, i tanti beni, le tante infrastrutture, lo sviluppo economico, infrastrutturale, urbanistico dei nostri territori che hanno avuto negli ultimi 50 anni. Su questo diciamo, non ci sono elementi di mediazione, all'interno del parco della piana, dove continua a rimanere un elemento centrale, un elemento ordinatore che continua gli urbanisti nella pianificazione del nostro territorio, cioè quello è un elemento su cui costruire le destre, costruire in certo senso di costruire la città, avere l'idea di cosa deve essere il territorio che ha intorno al parco della piana. L'altro elemento altrettanto importante, secondo me, si tiene assolutamente insieme, è salvaguardare diciamo, la possibilità di sviluppare ulteriormente il polo scientifico universitario. Come voi sapete, già oggi rappresenta una delle eccellenze dal punto di vista della didattica universitaria, della ricerca a livello nazionale e internazionale, ma pochi sanno, in realtà fino ad oggi, solo il 25% circa delle potenzialità di spazi dedicati all'università e alla ricerca è stato, diciamo, effettivamente realizzato. Piano particolareggiato, quindi piano urbanistico che il nostro comune approvò alcuni anni fa, prevede ben altre ipotesi di sviluppo da parte dell'università. Le ipotesi sono state fermate, non più girarci intorno, nel corso degli ultimi 10 anni, anche da quelle ipotesi di nuova pista, e sappiamo avrebbe inciso fortemente sulla possibilità di poter sviluppare ulteriormente il polo e che avrebbe anche, anzi, messo in crisi quello che già per polo esiste e c'è già. Sappiamo dei progetti di portare via le aree anche di altri seri, i laboratori di ingegneria pesante e tante, tante altre cose su cui l'università potrebbe, che ha sicuramente un interesse a poter realizzare, ma che con una pista che a distanza di circa 100 metri da quelle sono le attuali aule di Pitica, dovrebbe, diciamo, sorgere nel caso di una lungata decisione di una pista parallela alla Toscana, di una barriera alta 10 metri, lunga 1,5 km, e che ovviamente sarebbe la parola fine rispetto ad ogni ipotesi di sviluppo di quella realtà. Questi sono i due capisaldi su cui immaginarci il futuro del territorio. Parto della piana da una parte, sviluppo del polo scientifico dall'altra. Poi ci sono tanti altri aspetti, noi come amministrazione se stessa abbiamo sempre individuato storicamente come problematici nella realizzazione di una eventuale pista aeroportuale parallela alla Toscana, che sono in qualche modo in subordine, secondo le altre, sono principali, le questioni centrali del futuro del nostro territorio. Penso ad esempio al collegamento da Sesto e Tosman Nord, che ovviamente dovrebbe completamente diciamo, nuove strade molto più lunghe, che taglierebbe di fatto il centro abitato di Sesto con l'area industriale, artigianale e commerciale dello Spagnolo, lo spostamento, diciamo, dei canali del fosso reale, tutto delle consegne, ma su questo non voglio dimenticare, sapete meglio di me di cosa sto parlando, sapete bene quali sono, diciamo, le motivazioni anche più di dettaglio che non solo abbiamo espresso nei corsi, oggettivamente patrimonio comune, diciamo, delle posizioni della nostra amministrazione negli ultimi anni, anche delle altre amministrazioni con le quali ci siamo confrontati e con le quali abbiamo fatto un percorso e continuiamo a fare un percorso assolutamente molto, molto importante. Certo, però, giustamente, come dicevate, esiste oggi una pista. Esiste, è una pista che ha delle problematiche evidenti, non fosse altro per quelli che sono gli effetti sui sobborghi, su alcune zone della città di Firenze, sui negozi, dentro le paracchi, in primis, insomma, lo sapete che questo meglio. E io quello che ho detto, che dico in un'occasione pubblica, privata, in incontri aperti come quelli stasera, in conti riservati da amministratori, è che se si tratta di ragionare sulla necessità o sulla opportunità di intervenire sull'attuale pista,
ad esempio le truppe d'albero che decretano le prescrizioni mai attuate per la via del 2003, a cui Arcisciulli faceva prima riferimento, con l'interramento dell'autostrada, con gli interventi di sanamento acustico ambientale e quant'altro, insomma, anche questo sapete meglio di me di cosa sto parlando. Io non ho nessun problema a mettermi a sedere e a discutere di questi temi. Così come, ho detto in tante occasioni, che non ho problemi a dirlo anche stasera, non avrei problemi ad avviare una discussione, della quale non posso non uscire esito, perché, come dire, non sono un tecnico, non ho le sottomano e non ho, diciamo, idea di quale potrebbe essere poi concretamente gli effetti di ragionare su una pista che possa essere votata di qualche grado rispetto a quella attuale, che è cosa molto diversa dalle piste parallele o dalle piste oblique finto parallele. Insomma, io su questo non mi avvengo, non sono un tecnico. In quel caso lì, se ci fosse la possibilità di intervenire sul sedime virtuale attuale, cioè sullo spazio attualmente occupato dall'aeroporto, senza andare a occupare ulteriore spazio rispetto a quello che deve essere dedicato al parco della Piana, senza andare a incidere negativamente sullo sviluppo del polo scientifico universitario, sarebbero temi da poter affrontare da un punto di vista tecnico e da capire con molta attenzione, con molta delicatezza, quali potrebbero essere, diciamo, gli effetti. Ma non credo che ci sia nessuna di queste ipotesi in campo. Rispetto a Ciulli, che mi chiede di sapere cosa pensa Gianni, questo non sono da Gianni, io non lo so che cosa pensa, anche perché non ho visto, diciamo, nessuna cartina, non ho visto nessuna cartina, non ho visto nessun progetto, non so se esiste, se la ce la faranno vedere, ovviamente lo vedremo. C'è una disponibilità, una volontà da parte della regione Toscana di fare partire un iter, capito direttivo, non ho capito in quale sede, su una nuova pista. Ovviamente di questo se ne può assolutamente parlare e ragionare, la nostra posizione è assolutamente chiara, netta, trasparente, ci sono condizioni, diciamo, per rimettere in discussione quello che diciamo da assolutamente. Queste piantine, cartine, progetti saranno presentati, li vedremo, li discuteremo, li commenteremo, ma per adesso non c'è nulla di tutto questo. C'è la volontà da parte della regione di far ripartire una qualche sorta di iter su una nuova pista che ovviamente, per quanto ci riguarda, non può che, diciamo, trovare una posizione da parte nostra in linea con quello che abbiamo sempre detto, con quello che abbiamo scusatemi se l'ho fatta lunga, non vorrei avete trovato troppo spazio agli altri interventi, mi fermerei se ovviamente c'è bisogno, c'è interesse, ovviamente mi seguo purtroppo, come vi dicevo, da casa e quindi ascolterò gli altri interventi se avete bisogno, insomma, di interpellare, che sono più collegato e vi seguo. Grazie. Siamo a parlare in casa, non si sente nulla. Si accende la televisione, non si sente nulla ogni volta che passa un aereo. È una cosa pazzesca, 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 pazzesca.